Benvenuti in questo settimo episodio di Fear Hunger 2 Termina. Con noi c'è il maestro Rick. Ehi! E riprenderemo dal treno. In questo episodio avremo da far tante belle cose. La prima che mi viene in mente è mettere l'ultima effigie sul suo piedistallo, in chiesa. Non sarà la prima cosa che andremo a fare. Intanto leggi le skill nuove e dopo ti porto in un posto che abbiamo visitato abbastanza tempo fa. Abbiamo sbloccato l'ultima volta feromoni, Ling Whispers, Loving Whispers, Rot, Blood Sacrifice, Masturbazione e Counter. Ecco, non abbiamo letto cosa fanno. Rot l'avevamo visto nell'intro. Fai marcire la vittima dall'interno. Ciò la rende vulnerabile agli attacchi. Praticamente diminuisci la vita massima, diminuisci gli attacchi che ci vogliono per abbattere un nemico. Okay. Cioè non è che fai più danno te, gli abbassi la vita massima praticamente, no? Nel primo gioco ti ricordi che Segarati sopra il cerchio rituale non portava niente. Cioè diceva che non puoi fare l'amore con te stesso. Qua invece masturbazione funziona. Che aumenta la tua affinità con Sylvian mentre lo performi su un cerchio rituale. Questo atto è molto popolare tra i preti del Vaticano. Porca mannoda. Quando viene unito al Blood Sacrifice. Adesso ti chiederei di andare nel primo tunnel, quello dove c'era il mostro che ha sfondato la parete, se ti ricordi dov'è. Sì, qua di sotto. Andiamo lì, perché c'è una cosa molto importante da vedere. Ecco qua, qua c'è il cane morto. Iniziano i cani morti. Ecco il cane morto 1, poi il cane morto 2, ed eccoci dal tunnel. Ok, qua c'era una botola, se non sbaglio. Eccola. Adesso devi ritornare giù per l'ascensore. Ok, dai che ci sei quasi. Ecco, è uscito da qua. Lì c'è il buco fatto dalla bestia che è ancora in circolazione. È vero che non l'abbiamo uccisa? No. Minchia, è vero. Puoi scendere tramite i cavi, perché l'ascensore è rotto. Ah. Praticamente ti cali dai cavi. Ok, quindi posso anche tornare su. Vabbè. Ah. Il cavo finisce qui. Ma la caduta non sembra essere così alta. Potresti saltare giù. Ma ovviamente non potresti più tornare su da questa parte. Eccolo. Ecco qua. Sarà ancora qua? Non lo so, però se c'è lo uccido. Porco! Eccolo. Eccolo, madonna bassa. Del muco sta uscendo dalla proboscide del nemico mentre ti attacca. Ah, volevo usare Rot, è vero, però serve. Devi aspettare un turno. Ok, lo attacco normalmente. Conoscendo le debolezze di questo gioco, potremmo far così. Vediamo il primo turno come va, dai. Potevo curarli con gli altri due, vabbè. Ok. Ah, molto difficile il boss. Hai assorbito l'anima carezzante? Sì, tipo l'anima della carezza, io non so come chiamarla. L'anima carezzante, l'anima avvolgente, non so in realtà come definirla. La testa è troppo dura da tagliare. Quindi anche questo era un concorrente. Potresti fare diagnosi medica. Beh, che tipo di mostro è questo? Il corpo sembra umanoide, ma la massa muscolare e la pelle dura come la roccia e perfino la testa mutata, beh, ti fanno davvero venire un dubbio. Guarda il tessuto sulla testa. Sembra essere molto alieno. Potrebbe essere solo una speculazione, ma la trasformazione che ha avuto questa creatura sembra essere partita dalla testa. Forse un organismo esterno potrebbe essersi attaccato alla faccia di questa persona. Ok, quindi potrebbe essere un partecipante, però la sua faccia l'abbiamo vista, cioè ancora umana. E qua gli si è attaccato il parassita e gliel'ha fatta cambiare, forse. Vabbè, comunque la creatura non sembra avere nessuna debolezza apparente. Soltanto i poteri ultraterreni sembrano attraversare la sua dura pelle. Ottieni una booby trap e un vestito a bretelle. Oh! Scusami. Vestito a bretelle. Ma vestito a bretelle offrono una decente protezione e sono abbastanza buoni contro il fuoco. Ok, ma questa è la ragazza che era sul treno? Ma le bretelle sono della ragazza. Quella con i capelli rossi, quella giusto? Che è il meccanico. Ecco che fine ha fatto. Infatti non l'avevo più vista. Se sono i suoi. Avrei modo di scoprirlo. Bella fine ha fatto. Ok.
Adesso una cosa che non abbiamo fatto qua, che mi rendo conto che è stata una cazzata, qua puoi accendere il meccanismo. Ah, e siamo due con questo, su tre. Eh sì. Connetti, no? Ok. L'hai connesso. Perfetto, siamo due su tre. Ora sì, posso uscire. Non puoi più uscire dall'entrata principale, però ti ricordo. Ah, ma da qua. Esatto. Su. Ecco la scalinata. Ok. Andiamo. Ok. Però per capire se quella era veramente la partecipante. Non hai tagliato la testa. Cazzo, è vero, non si può tagliare. No, è fatto apposta, è duro, non puoi tagliarlo. Ma io voglio capire chi era la signora che aveva scritto quelle schifezze sul muro col sangue. Aspetta, quella nella del cantina Woodsman. Del... Sì. Lo scoprirò? Madonna, forse non in questa run, però sì. Mon ami. Dimmi. Ci siamo. Sei pronto? Posiziono. Vediamo cosa è servito a tutta questa strada. Ricordiamoci che tutto questo ce l'ha detto una mercante seduta per terra, una vecchia, di far tutta sta roba. E anche leggendo gli appunti, diciamo, dell'artigiano. Esatto, però non sappiamo se è una cosa principale di gioco. Quindi no, scopriamo infatti. Adesso. Sembra esserci posto per qualcosa. Vabbè, fellatio, sì. Il fellatio dell'umanità. Puoi mettere a posto. Ecco. Il passaggio segreto della chiesa, quello di cui hanno parlato, sia l'artigiano sia il Pocket Cat. Esattamente. Abbiamo fatto. Andiamo. Chiesa di Almer, livello 2. C'è una puzza terribile di sangue. Ecco. Doppie leve? Vaste scelte di fronte a te. E se le apro tutte e due? Ah, vedi te. Ah. Ci sono solo due vie, c'è poca scelta. Oh merda, un altro di questi. No. Vaffanculo te, stronzo. Ok, vediamo nell'altra. Porca troia, non è andata meglio. Però ce la possiamo fare. Sì, direi assolutamente, rispetto all'altro assolutamente. Hai due segni di divinità nelle mani. Ecco, nelle mani, uno è di Grogoroth e l'altro di Vinuska, che è un po' che non ne parliamo in realtà. Sì, il dio della natura, no? Esatto, è un po' che non ne parliamo. Però intanto sappiamo che il torso di questi sfigati va giù presto, e quindi... Ah, c'hai fame. Vabbè, non dovrebbe essere un problema. Vai giù. Ok. E la Madonna. Altre due porte. Quelli inferiori ti riportano dove eri prima, ovviamente. Sì. Questo è tutto un... È tutto un puzzle. Sì, magari decidi. Posto. Più che puzzle, 50-50. Ah. Cioè, l'altra non era molto carina. Non era questa. Oh! Sì, vabbè. Le mostruosity. Il Pillerman ti carica. Qua, questo l'abbiamo già sconfitto una volta. E anche la seconda andrà giù. Ah. Merda, che dolore. Ok. 500. Ehi! Qua non sembrano essercene più. Hai acceso le candele. Via del mausoleo. Porca merda. Che jumpscare. Ma dai, che creatura è? Stiamo scherzando? Te non hai visto cosa è successo all'inizio? Si è buttato con la lancia. Esatto, ha avuto vantaggio per il primo turno, diciamo. Quindi okay. I danni erano quadruplicati, cioè. Sì, c'è bisogno di fare 80. Però un'idea, potrei sacrificare un arto del medico per riportare su Osa, no? Prima di ucciderlo, però. Healing Whispers cura tutti? Sì. Ok, skills. E poi era questa, giusto? Questo, Magna Medicinal, esatto. Ok. Suosa. Tanto mi curo. Healing Whispers. Di quanto cura? Sempre 30? Cosa vuoi sacrificare? Direi una gamba. Queste non servono a un cazzo, quindi una gamba. Sì, infatti. Cosa? Oh. Bello. Sì, però non devo morire gli altri adesso. Culo, vai. Vabbè. Branco di scemi. niente, oh. A sto punto, cioè, ti tieni uno zoppo o ricariche. Cioè, è una cosa impressionante, però, eh. Ah, no, non lo fa. Eccolo, Karin morta. Che è successo? Non lo so. Ma che succede? Ma che succede? No,
Il doppio attacco così non l'ho mai visto, giuro. Non so cos'è, però ho iniziato con un red up. Non ho capito un cazzo. Beh, però sei da solo. C'è, vabbè. Minchia, che pila di corpi. Siamo di nuovo fuori. Sei tornato qui. Lo sapevo, stronzetto. Ti è saltato in testa prima. Ciao ciao. Un altro. Via. Tu. Non mi fottete adesso. Basta. È l'unica via. Altare di un dio. Altare del dio. Del di. Oh cazzo. Vedi svariati occhi che brillano nell'oscurità. Ma che cazzo. A parte che lui l'abbiamo visto. Quella è la divinità del... che aveva le teste, divinità della fame? No. Quello che sorpassa gli idoli, mi sembra. Sì, che aveva le teste in mano, no? Sì. Ok. Che è entrata di boss fight, comunque. Che cazzo è questo? Rancid il Sergal. Sergal, ti ricordi cosa c'era nel primo gioco? Le lance Sergal. Aspetta. È la lancia quella che avevamo trovato sul... dopo aver messo i tre pezzi di ossa, sì, tipo? Sì, dopo aver messo le quattro braccia ti davano una di quelle lance che avevi in mano. Ok, e quindi questo è un Sergal. Comunque, esatto. Metaneco Kone Magnificat. Questo è il mio nome. L'ultimo nome che sentirai prima che la tua testa inizierà a rotolare. Il mio sangue sta scorrendo follemente. Questo è un pazzo. In battaglia adesso. Questo è un pazzo. Ok. Rancid Sergal. Come vedi, armato di ben due lance Sergal, c'ha una testa coperta da una maschera di ossa. Vedi te come fare. Corpo e coda sono collegati, puoi attaccare le braccia e la testa al torso e le gambe. Io direi le braccia per togliergli intanto queste due lance. Attacco. Vai. 191. No. 251. Ha tolto un arto ad Osa intanto. Poi io mi dovrò mettere la pietra di Betel su Rockez. Mi servirà. Hai stunnato qualcosa? Sì, non ho visto cosa però. Il braccio sinistro, penso. Sì. È stunnato per un turno. Quindi attacco l'altro. Bravo. Lock picking sul braccio. Ok, e Osa, vai. Minchia, gli strappi il radio. Dai. Horting. Buono, merda che vita che c'ha questo. Che danno fa Horting, Cristo. Il corpo ha attaccato la cretina, vabbè. Bastardo. Che cazzo è successo? Tu non sei quello che sto cercando. Chi sei tu? Capisco, sei uno di quegli idioti. Tu non dovresti mischiarti in cose che non capisci. Gli umani sono davvero la peste di questo mondo. Le forze della luna sono sbilanciate per colpa vostra. I parassiti stanno usando la luna come farebbe una sanguisuga. E questo è il motivo per la quale stava succedendo tutta questa merda in giro. I doppelganger che rimpiazzano gente mancante. Vecchie divinità che rinascono dalle loro tombe. Lo spazio e il tempo che si strappano. Le forze stanno provando a riottenere il bilancio a causa di vostra, coglioni. Beh, a me va bene. Mi va bene comunque. Più sfidanti che potrò decapitare. Adesso me ne vado. Non me ne frega neanche di macchiare la mia lama con il tuo sporco sangue. Benissimo. Hai ottenuto una lancia Sergal dalla mano tagliata del Sergal. Molto buono questo, vediamo il danno che fa. Questa la userei, onestamente. E questa povera donna? È il cadavere di una donna, che è morta. Grazie, quello l'avevo visto. Ecco, l'hai ucciso. Che cazzo? Ci sono soltanto delle ossa cremate dentro questi vasi. Buone. Sono tutti uguali i vasi. Però, come puoi ben vedere, c'è una scalinata che porta sulla statua. Sì, e appunto c'era uno scheletro con una... con la roba addosso. Sì. Eccoci dalla statua. Eccoci, lui se n'è andato intanto. Un corpo mezzo brustolito. Sembra aver qualcosa al collo. Trovi una collana divoratore di anime. Sì. Quella che ti dà difesa magica. Niente di che in realtà, eh. Vabbè. Niente di che. Qua c'è una porta. Andiamo nella porta, no? Perché no? Sono di nuovo fuori. Apri la mappa.
Open the map. Ok. Hai visto dove sei? Distretto del tempio? Sì. Ok. The Hollow Tower. Sono direttamente sotto. E sei davanti alla torre, quella di cui parla sempre Perchede. Vai verso la torre. E quando 14 sarà ridotto a 1, si apriranno le porte per la corte di Re. Andiamo a vedere, dai. Ma la via è chiusa? Se vogliamo passare da sotto? Dal torna sindaco? Torna giù. Adesso vedi. Non è che c'è uno shortcut enorme? C'è uno shortcut enorme. Ok. E basta, hai collegato le due torri. Ah, ecco. E questa è sì. Una gran roba. Tutto per una merdosa cassa. Vediamo su. La scalinata per l'ingresso alla torre. Oddio, Vlad l'impalatore è stato. Beh, qualcosa riguardante la torre davanti a te sembra sbagliata. Il tuo istinto primordiale ti dice di scappare. Ok, andiamo avanti allora. Minchia. Ti senti strano essere così vicino al monolita. La tua visione diventa offuscata e puoi sentire il sangue che scorre nelle tue vene. C'è una grande porta di pietra davanti a te. Osa, ti consiglio di stare lontano da questa torre e dal suo ingresso. È imbevuta di una forte magia. Sono sicuro che anche un novellino come te possa capirlo. Non toccare cose che non capisci. Il tuo cuore batte forte come un tamburo a essere così vicino alla torre. Ti è arrivata una scarica di adrenalina. Non riesci a capire e a spiegare il sentimento. Sei allo stesso tempo terrificato, ma anche tentato nel toccare gli ornamenti dell'antica porta di pietra. Tocca? Li hai toccati? Ecco, sono morto. Merda. Che succede? Che stai dicendo? Con chi stai parlando? La mia testa. Questo è l'unico modo per avere delle risposte? Molto bene. Io accetto la tua proposta. Ma che cazzo? Il Pocket Cat ti sorride. Perché osa uno di vita, tra l'altro? Perché stava sanguinando. Gli voglio parlare al Pocket Cat. E dove cazzo è Dan? Appunto. Parlaci pure. Ah, guardia! Ah, ti caghi addosso. Yeah. Ok. Ho pensato agli scorsi giorni, ho pensato... Beh, c'è davvero qualcosa di tremendamente familiare in tutto questo. Non lo pensi anche tu, vecchio amico? Ho questo strano senso di déjà vu. Sei libero di fermarmi se hai sentito già queste parole. Ma c'è una luna che ci sta fissando. E questo termine termina viene scaraventato di qua e di là. L'inclusione accidentale dell'armata di Bremen in tutto questo. Il limite di 3 giorni. E sei riuscito a vedere quei carinissimi gufi cultisti. È tutto così... familiare? Familiare, oppure non so di cosa stai parlando. Sì, non so di cosa stai parlando. Oh, non stai vedendo quello che vedo io? Questo mi ha portato a pensare di come nascono miti e leggende. Tutti conoscono i classici che vengono fuori da misere favole, dette ai bambini prima di andare a letto. Beh, io dovrei saperne meglio di altri, se riesci a capire quel che intendo, amico mio. Il tempo ha preso quelle storie e ha continuato a ripeterle. Come un buon telefono rotto, le storie hanno preso nuove forme basate su chi le stava raccontando in quel momento. E le immagini vive che vediamo sugli schermi argentati sarebbero praticamente quasi riconoscibili ai piccoli bambini che hanno sentito di queste favole per la prima volta centinaia di anni fa, dette dalle loro madri. Sta parlando delle... Scusami, ma quanti cazzo di anni c'ha il Pocket Cat? Se è sempre quello del primo gioco? Qua parla delle TV, no? Sì. Dice che le storie che ci tramandiamo... La differenza delle... Esatto, dall'antichità che vengono... con queste TV tutti se le ricordano, ok? Sì, il problema è che appunto le versioni che ci sono oggi non sarebbero praticamente riconoscibili da bambini che le hanno lette centinaia di anni prima. Ok. Per le cambiamenti di adattamenti in base a chi le racconta. E ci siamo. Ma il Pocket Cat, quanti cazzo di anni c'ha? Questo parla come se avesse vissuto quelle epoche. Beh, secondo te cosa succederà alle storie moderne che provengono proprio da questi schermi argentati, a giorno d'oggi? Io onestamente non so dirti. Pensa mo che gli rispondo l'ultima.
Vedi te? Questa è la tua opinione, certo. Non gli andava bene, secondo me. Gli occhi del Pocket Cat si accendono. Una bella grattata. Che schifo, cazzo. Beh, qui abbiamo un bel problemino. Il mio maestro è stato molto, molto chiaro sul fatto di non interferire sugli eventi durante il festival. Ma cos'è un duello tra gentleman senza un torrente di adrenalina? Io ormai non posso stare solamente qui fermo, giusto, amico? Quindi mi sono inventato la soluzione perfetta. Se tu mi dici cosa fare, sto solamente seguendo i tuoi desideri, vero? Vero? Quindi dimmi, quale arto vuoi che ti rimuova? Non ti preoccupare, il mio tocco è gentile, ma professionale. Oh merda. Strappami un braccio, una gamba, decapitami, oppure non voglio che mi fai niente. L'ultima, direi. Oh, certo che lo vuoi, non essere timido. Ah. Quindi dimmi, quale arto vuoi che ti rimuova? La stessa cosa di prima? Ok, l'ultima. Oh, certo, non essere timido. Non essere timido. Non lo convinco, dici? Può continuare quanto vuoi. E braccio sia. Il tuo desiderio è un mio comando. Dismembramento gentile. Porca puttana. Rockets ha perso il suo braccio sinistro. Ho rotto, però. Colpisce un nemico casuale. Questo significa che può colpire sia il torso che le gambe che la testa. Okay. Che le braccia. Marcire sulla gamba. 4 e basta? Ti sembra un modo di trattare un gentiluomo? Oh, comportati meglio. Vai. Corting. No, non è bastato. Gli occhi del Pocket Cat si accendono. Tu. Oh, tu sei il mio prescelto. Facciamo le chiacchiere soltanto noi due, va bene? Pocket Cat sta sussurrando i suoi segreti a Karin. Karin sembra scioccata e paralizzata a causa di ogni dettaglio detto dal Pocket Cat. Oh cazzo. Una bella grattata. Merda. Dimmi, che arto vuoi che ti rimuova? Merda. Gamba. E gamba sia. Ma porca puttana. Hai stunnato il torso. Bene. Vai giù, Pocket Cat. Non credevo fosse così stronzo. Non è simpatico da affrontare, te lo dico. Nel primo gioco è anche simpatico. Che arto vuoi che ti rimuove? Gamba. L'unico attacco che fai è questo, te lo dico. Cioè, non è che non lo di nascosto. Ok. Karin ha perso la gamba sinistra. Come on. Vai giù, Pocket Cat. Ok. Il party di Rockets è vittorioso. È morto. Hai assorbito l'anima vuota. Merda. Dan dov'è? Dov'è Dan? La mia testa sta girando. È nello stesso posto. Scappa! Veloce! È nello stesso posto in cui è il Pocket Cat adesso, Dan era. Porca troia. Scappa! Veloce. Porca troia, sono loro. La Valchiria sta trasportando i soldati caduti sulla schiena. Sono loro, cazzo. Forse tutto questo non lo dovevo fare. Non dovevo toccare la porta, forse. Mi sa di no. Hai visto cosa succede se tocchi la porta? Sì, ora sì. Bene. Non lo facciamo. Vabbè, ci sta. Questo c'era anche nel trailer, più che altro. Sì. Sei ancora vivo. Non è bastato. No, mi sa di no. Non lo faremo mai più. Rockets è stato sconfitto. Ok. Ma cos'è successo? Non si tocca la porta. Cosa dicevi di Dan? È che era nello stesso punto in cui era il Pocket Cat. Quindi... cane di... Oh, no, ma... quindi qua non si torna. Bene. No, puoi tornare qui, basta che non tocchi la porta. Eh sì, e finché non è finito... La regola è questa, non toccare la porta.
finché non toccare la porta, e gli altri non diventeranno dei mostri. Ok, bene, non lo faremo mai più. Per un po'. Sinistra della torre, delle statue. E qua c'è un edificio. Onestamente, il mio preferito del gioco. Ah, sì? Sì. È il museo. Il museo? Museo. Oh! Allora, qua c'è il maggiordomo del sindaco. Esatto! E parlaci pure. E tutta questa gentaglia? Eh. Ah, questa era l'altra statua. Ok. Esamina la statua. Dal cartello, magari. C'è scritto l'esibizione che ci sarà qui nel Museo Nazionale della Boemia affronta, diciamo, gli argomenti trattati da varie religioni e credenze intorno al mondo. Nel mondo. Almer, l'asceso, è un bel esempio di come differenti prospettive possono vedersi attraverso diverse culture. In effetti questo è Almer, ha le mani bucate. In Europa Almer è descritto come un uomo con delle caratteristiche facciali caucasiche, una testa pelata e un corpo muscolare. Mentre nei santuari orientali Almer è solitamente descritto tramite, diciamo, le sue prime rappresentazioni, quando era solamente un mortale. In queste immagini solitamente lui è rappresentato più magro rispetto alla sua controparte occidentale e ha dei capelli più lunghi, più simili rispetto a come era descritto prima della sua ascensione, dopo aver perso tutti i capelli del suo corpo. E ovviamente la sua faccia in questo caso lo rappresenta come un nativo del santuario orientale. La versione occidentale mette in risalto la sua statura divina, mentre nelle aree orientali è più umanizzato. Questo è Almer, quindi. Sì, è una rappresentazione di Almer. Ti ricordo che nel primo gioco, infatti, essendo a Rondon, era rappresentato pelato e muscoloso, come la sua controparte occidentale. Mm-mm. Ok, sentiamo il maggiordomo. Ah, giovane maestro, ci incontriamo di nuovo. Benvenuto alla grande mascherata. Stiamo celebrando la fine dei tempi, il Festival di Termina. E sono sicuro che anche tu sia al corrente del festival. Capisco che il tuo tempo è denaro. Se non mi sbaglio, tu stai aspettando il suono delle campane, giusto? Ma prima che quello accada, beh, in realtà mi sarebbe piaciuto presentarti a qualcuna delle mie conoscenze più strette. Non mi ricordo in realtà dove sono finiti questi, però sono comunque qua nei dintorni del museo, da qualche parte, all'interno del museo. Se mai li incontrerai, digli che ti ho mandato io. Quelli di cui sto parlando sono il Diavolo Rosso, la Sacerdotessa del Sole e il Venditore con la Maschera Felice. Beh, sono sicuro che li riconoscerai. Sono questi, giusto? Ah, potrebbero essere alcuni di questi. Esplora un po' il museo. Ok. Ah, qua ci sono tutti gli ospiti, ok. Sì, ci sono vari ospiti sparsi lungo il museo. Madonna, quanto è grande sto museo. È bello grosso, eh. Diavolo Rosso? Vabbè. Non è un nemico. Ci ho pensato anch'io, tranquillo. È un coso che gira. Non ti preoccupare. Vabbè, qua delle armi. Oggetti dentro delle teche. Una statuetta. Ok. Cioè, roba normale. Il nuovo dio di Fear. I cosi che girano nel Void. Sì, esatto. Ma strano, eh? I cavalieri. Sì. Riporta al passato questo museo. Sì, minchia sei grande. Davvero? Oh! Pocket Catty? Ti trovi davanti a Pocket Cat, però Dan è in squadra. Sì, sì. Prima si era trasformato quando abbiamo toccato le porte. Sì. Ah, vecchio amico, bello vederti qui. Ti sta divertendo questa festa? È strana. È ovvio che è strana. Le persone sono strane quando tu sei uno straniero. Se vuoi una pausa dal mare delle persone che stanno festeggiando, fortunatamente ci sono molte distrazioni da esaminare. Tra cui la Guernica dietro, vabbè. Mm-hmm. Non posso che vagare in questa bellissima struttura e ammirare le opere d'arte che hanno raccolto in questo posto. Ci sono davvero dei pezzi molto famosi qui. L'arte cade in due categorie. No, non l'arte, colpa mia. Gli artisti si dividono in due categorie. Ci sono quelli che vedono qualcosa che si sta creando nel mondo. Forse l'abuso di potere da quelli che si siedono in cima allo schema piramidale. Comunque sfama la loro ispirazione e creatività. E ovviamente vogliono metterci quello che possono offrire. Deve essere molto spontaneo, immagino. Io chiamo queste persone artisti estroversi. Io non seguo il Pocket Cat, non lo seguo. No, ma dice... Lascia stare. Quante cazzate dice?
Un po'. Poi ci sono l'altra metà delle povere anime. Quelli che s'avventurano nei loro pensieri e nelle loro visioni. Loro vogliono pitturare un'immagine del loro mondo interiore. Forse nella speranza che qualcuno li possa capire meglio. Oppure per connettersi con quelli simili a loro. Io chiamo queste persone artisti introversi. Entrambe le anime sono egoiste nel loro modo. Gli artisti estroversi ottengono dei benefit dalla sofferenza degli altri. Mentre quelli introversi in realtà sono centrati su loro stessi e vogliono parlare solamente di loro stessi. Ora che ci penso, potrebbe anche esserci un terzo tipo. Il mio tipo preferito, in realtà. Gli autori che non hanno nemmeno una chiara idea su quello che fare quando iniziano il loro processo creativo. Loro lasciano che la storia si scriva da sola. Loro lasciano che il pennello decida la direzione che prenderà la storia, invece di forzarci sopra la propria volontà. Un processo così caotico può portare a direzioni inesplorate. L'ispirazione può essere un processo caotico, non lo pensi anche te? Quindi dimmi, vecchio amico, quello che sta sognando tutto questo. Il sognatore sepolto sottoterra, profondamente sottoterra. Secondo te, che tipo è lei? La tizia sotterrata sottoterra, che cosa pensa lei? La tizia, che cazzo è? Sì, ovviamente non puoi capirlo adesso. Lei? Credevo stessi parlando di qualcun altro. Chi sarebbe lei? La grande faccia gialla che sta nel cielo? Oppure qualcun altro completamente? Però ho paura che i nostri segnali qui si dividano e si intorcigliano. Forse non condividiamo lo stesso tipo di connessione che immaginavo all'inizio. È un giorno triste realizzare che sei cresciuto rispetto ai giorni passati. Ma abbastanza di queste cose. Tu sei qui per fare del business? Questo è ciò che ho da offrire. In realtà è una buona collezione, anche se lo dico io stesso. Abbiamo le teste, in effetti. Abbiamo 3 teste di partecipanti. Per cosa le vuoi scambiare? Libro dell'Enlightenment? Così ti fa un bel salvataggio. E questo me lo piglio. Hai ottenuto libro dell'Enlightenment. Oh. Hai 0 teste adesso. Bello fare business con te, amico. Oh, il Poké Cat ha smesso di parlare. Oh, ha finito. Salva e basta, che mi sono rotto già il cazzo oggi di giocare a sto gioco di merda, brutto in culo. Salva sta merda di gioco e basta. Buona. Salva sta merda, dai. Ok, ti senti più vicino all'illuminazione? Sì, perché sto morendo nella vita reale. Ok, allora, noi ci lasciamo qua. Oggi abbiamo letto tutta la Bibbia, praticamente. Eh sì. Ci vediamo nell'episodio 8. Seguite tutti i link in descrizione. Andate a iscrivervi al canale di Rick. Nel prossimo esploreremo il museo e parleremo con tutte le persone al suo interno, perché secondo me c'è qualcuno di interessante. Alla prossima. Confermo. Ciao ciao. Ciao ciao.